Importanti interventi nelle prossime settimane avverranno nel comune di Castellabate. Il finanziamento è di 70.000 euro. Ad annunciarlo è il primo cittadino di Castellabate, Costabile Spinelli. Approveremo a breve due delibere, perché la ripartizione dei fondi fatta dal Ministero degli Interni per i comuni, al comune di Castellabate, che è un comune al di sotto dei 15.000 abitanti, sono stati assegnati 70.000 euro per la ripartizione di questi fondi del Ministero, e noi utilizzeremo questi 70.000 euro per due cose importanti che richiedevano degli interventi, insomma, che riteniamo prioritarie. Uno è la ristrutturazione del municipio in Castellabate capoluogo, e quindi sarà oggetto di intervento di ristrutturazione, perché abbiamo dei problemi di ammaloramento del tetto, quindi una ristrutturazione e un rifacimento, un poco recupero di quell'immobile, e per un'altra parte sugli edifici scolastici, quindi l'adeguamento di edifici scolastici, quindi un adeguamento sull'edificio di Castellabate capoluogo con la sostituzione, con il completamento della scala antincendio che era stata più volte sollecitata anche dai genitori, quindi useremo questi fondi per completare quell'intervento. Altra parte di questo intervento lo destineremo alla scuola di San Marco, dove c'è da recuperare i cornicioni, mettere in sicurezza un poco dell'aspetto esterno e la sostituzione di alcuni infissi. Altro intervento importante sarà destinato al lungomare di Simone. Il progetto sarà approvato nella prossima seduta di giunta. Approveremo un progetto per quanto riguarda il lungomare dei cantieri navali, lungomare De Simone, insomma tutto il fronte del mare, che andremo a inserire in una fase di progettazione e un altro progetto. Noi abbiamo un parco progetti molto importante, ambizioso, e che si va a arricchire con quest'altro progetto, perché insomma vogliamo avere dei progetti pronti, validi, da poter candidare sulle varie finestre, sulle varie opportunità che si presenteranno per quanto riguarda i finanziamenti e fondi europei. E quindi anche il lungomare porteremo avanti questo progetto, che approviamo nella prossima giunta, proprio per essere pronti con questi. Come altra cosa invece che è già pronta anche dal punto di vista finanziario, cioè che gode già di copertura finanziaria, è il marciapiede all'ingresso di San Marco. Abbiamo chiuso l'accordo, diciamo questa transazione, con la parte privata, con la proprietà privata, quindi tutto l'ingresso, diciamo che sarebbe la via Don Peppino Passarelli, dall'incrocio della Torretta fino all'incrocio all'innesto di Corso Umberto, verrà allargata, verrà sistemata, verrà rifatta l'illuminazione, verrà rifatto il marciapiede, quindi verrà risistemata, anche perché anche quella è stata, approfittiamo di questo momento, di questa fase, proprio perché anche in quell'area abbiamo realizzato da poco con gli interventi per la metanizzazione, per il cablaggio, quindi la banda ultralarga, e quindi i rifacimenti della pubblica illuminazione.